Pace e benvenuti a quanti vi state collegando. Dio vi benedica e ci benedica insieme in questa serata. Siamo per offrire il culto al Signore. Condividete la diretta con i vostri contatti, i vostri amici, quanti siete con i vostri familiari, radunatevi, tra poco iniziamo. Vogliamo cantare insieme questo canto e a breve iniziamo il nostro culto. Gloria a Dio, alleluia. Come dice questo canto, la ragione della nostra vita è amarti e servirti. Signore, tu sei la cosa più bella, più importante della nostra vita. Con Gesù tutto ha valore. Amen. Gloria a Dio. Grazie Signore, vogliamo dare gloria a Dio con tutto il nostro cuore, siamo felici di appartenere a un grande Dio, vi saluto, vi abbraccio nell'amore del Signore, stasera non sono col fratello Mennella, ma grazie a Dio non sono solo, ed ecco adesso vi faccio salutare mia moglie che è qui con noi, la sorella Netania, eccola qua, aspettate che ve la faccio salutare, vieni Neti, vieni. Grazie a Dio il Signore ha guidato il suo parto, ci ha donato un bellissimo bimbo e lei voleva salutarvi. Pace. E ringraziare il Signore. Pace a tutti fratelli, voglio ringraziare il Signore questa sera per come mi dà questa opportunità di essere Alleluia. Qui con voi. Lo ringrazio perché esattamente una settimana fa, Amen. A quest'ora, il Signore mi aveva dato grazia di partorire da circa mezz'ora. E veramente posso ringraziare il Signore perché Egli va sempre al di là delle nostre aspettative. Noi preghiamo, chiediamo, a volte chiediamo con poca fede, ma grazie a Dio che il Signore non guarda alla nostra fede, alla nostra pochezza, ma va al di là e ci esaudisce affinché possiamo dare a Lui la gloria. Amen. Voglio condividere con voi questo versetto che ha molto toccato il mio cuore, Amen. Perché Amen. Credo rispecchi proprio quanto ho vissuto e quanto probabilmente hanno vissuto molte donne come me, che si trova in Giovanni al capitolo 16, versetto 21, che dice: «La donna quando partorisce prova dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana». Gloria a Dio. E io ringrazio il Signore perché è vero, chi ha partorito lo sa, partorire è un dolore indescrivibile, però grazie a Dio per la gioia che mi ha donato, per come ha guidato ogni cosa, soprattutto reduce dal parto di Alessandro che aveva avuto tante cose negative, umanamente ero preoccupata, spaventata, ma grazie a Dio invece il Signore mi ha, come diceva un caro fratello, il Signore ti ricompenserà per tutto Amen. Quello che hai dovuto sopportare, e Gloria questa volta veramente sarà tutto diverso, e posso dirlo veramente con tutto il cuore, e quindi ringrazio il Signore per come ha guardato me, per come ha guardato il piccolo Leonardo, per come mi ha dato un bambino sano, e posso Amen. Essere qui con voi a ringraziarlo, nonostante
sia venuto al mondo in un periodo così brutto, così angoscioso, in cui tutti sono preoccupati, sono spaventati e a volte anche noi non siamo immuni, da queste ansie, da queste preoccupazioni. Però grazie a Dio, perché il Signore ci fa proprio realizzare che nel deserto più arido, nel deserto più desolato, quando Lui vuole nascono i fiori più belli Amen, gloria e sono a Dio. quelli che ci incoraggiano e incoraggiano la nostra fede, perché Gloria a ci fanno Gesù. riflettere, apprezzare che il Signore può aprire una strada proprio nelle situazioni più difficili, Amen, più amen. oscure. E siamo certi e sicuri che come il Signore ha dato questo barlume di speranza a noi e alla nostra famiglia in questo momento, lo potrà fare nelle vite di ognuno di noi e Amen, amen. presto ci farà vedere una via d'uscita in questa situazione che umanamente sembra non averne una. Il Signore sicuramente lo farà e presto speriamo di poterci riabbracciare, di poter glorificare Amen. il Signore tutti insieme. Gloria a Dio. E vogliamo ringraziare anche tutti i fratelli, è vero, che hanno pregato per noi, che ci hanno sostenuto nella preghiera, le sorelle, quanti veramente ci sono stati vicini, quanti ci hanno fatto gli auguri. È bello appartenere a una famiglia meravigliosa come quella del popolo di Dio, ci ha dato gioia, ringraziamo il Signore per la sua benignità e vogliamo dire, e poi pregheremo, adesso Netania ci guiderà in preghiera prima di leggere la Bibbia per continuare a condividere quanto il Signore vuole dirci stasera. Ma vogliamo unirci, e il pensiero mio e anche di mia moglie e di tanti credenti, vogliamo unirci a pregare per quanti desiderano un bambino e non ce l'hanno, quanti veramente anche la scienza ha detto che è impossibile. Noi crediamo all'Iddio che può rendere possibile anche ciò che è impossibile. E nel nostro cuore questo desiderio, abbiamo tanti amici, tanti fratelli, tante sorelle che sono care al nostro cuore, che da anni stanno pregando per avere realizzato questa promessa. Noi vogliamo combattere in preghiera, perseverare sapendo che Dio può ogni cosa. Amen. Noi che grazie a Dio l'abbiamo avuto, non vogliamo dimenticare quanti invece soffrono nell'ardente desiderio di abbracciare un bambino. Noi vogliamo pregare, facciamone oggetto di preghiera per tutte quelle coppie che lo desiderano affinché Dio possa donarglielo. E quindi vogliamo ringraziare il Signore e adesso insieme vi chiediamo di chiudere gli occhi, preghiamo che Dio benedica la predicazione della sua parola, che Dio benedica ogni amico, ogni fratello, ogni famiglia e quanti ascoltano la sua parola. Alleluia. Amen. Netania, prega, gloria a Dio. Grazie Signore, sei meraviglioso. Alleluia. O Signore, o Padre Celeste, noi ti vogliamo ringraziare Grazie. ancora in questa sera. Grazie per l'amore, per il privilegio che Alleluia. ci dai di poterti lodare e benedire il tuo nome, o Signore, anche se non siamo in chiesa, Signore, ma noi sappiamo che dove due o tre sono radunati, tu sei in mezzo a loro. E Amen. con questa certezza, Signore, veniamo davanti al trono della tua grazia per ringraziarti, Signore, per come Gloria a tu fino a Gesù. questo momento ci hai sostenuti. Grazie per come hai protetto le nostre vite fino a questo momento, Signore, e ti chiediamo ancora in quest'ora, Padre, di parlare al nostro cuore. Certi e sicuri che tu lo farai, o Signore, perché tu sai ciò di cui noi abbiamo bisogno, Signore, e proprio come dicevamo poc'anzi, Signore, noi sappiamo che nelle situazioni più difficili Gloria a tu hai il Gesù. potere, Signore, perché tu sei l'Onnipotente di compiere grandi miracoli in mezzo a noi. Ti preghiamo, Padre, veramente di ascoltare questa preghiera, Signore, di esaudire quanti desiderano un bambino. Signore, fa che in questa situazione così oscura in questo mondo tu possa dare la gioia, Signore, a quanti lo desiderano, Gloria a Padre. Gesù, Noi sappiamo, alleluia. Signore, che tu non hai preferenze, Signore, i tuoi doni sono per tutti, i figli Amen. sono un dono che viene dal Signore. Signore, noi sappiamo che tu hai il potere di donarli a Alleluia, quanti te lo chiedono, Signore, nella amen, tua santa e perfetta gloria a Gesù, volontà. alleluia. Benedici, Padre, quante coppie lo desiderano, Signore, e dona un figlio materiale a loro, Signore, da questo momento così brutto, così oscuro, voglia tu donare anche a tutte le Alleluia, amen, nostre chiese dei figli spirituali, Signore, fa alleluia, che tante persone possano conoscerti gloria a come proprio Dio, personale salvatore nella amen, loro vita, Padre, amen. affinché un giorno possano dire e testimoniare che nel deserto, Signore, di questo mondo e di questo periodo, tu hai fatto fiorire la loro vita, Signore, gli hai donato Grazie una nuova vita. E noi siamo certi e sicuri che tu lo farai. Gesù. Amen. Benedici noi, o Signore, benedici quanti nostri fratelli sono nelle loro case, o Signore, consola i cuori di quanti stanno soffrendo, di quanti Alleluia. sono nei letti di infermità, o Grazie Signore, Gesù. poni fine tu a ogni difficoltà, o Signore, a ogni problema, a ogni malattia, o Signore, noi veniamo a te, certi e sicuri
sicuri che tu lo farai, per i meriti di Cristo Gesù che è morto sulla croce per noi, oh Signore. Lavaci con il tuo sangue, Signore, affinché un giorno grazie. Potremo vederti faccia a faccia. Grazie, se proprio, e se dovesse essere oggi, oh Signore, quel giorno rendici pronti, Amen, Padre. Alleluia. Salva, Signore, quanti te lo chiedono con tutto il cuore. Amen. E preparaci, Signore, per il tuo ritorno. Grazie. Nel restante di questa serata, oh Signore, ti chiediamo di parlare al nostro cuore, Amen, di benedire le Amen. Nostre vite, oh Signore, di benedire le nostre famiglie così Amen. Come siamo, certi e sicuri che tu lo farai. Ogni richiesta la facciamo nell'unico nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Alleluia. Gloria a Gesù. Dio è buono. Alleluia. Ascoltiamo qualche nota di questo canto che dice: fai di me un vaso nuovo, mentre prepariamo il testo che leggeremo insieme stasera, che si trova negli Atti degli Apostoli al capitolo 8. Così prendete le vostre Bibbie. Alleluia. Grazie Gesù. Atti 8. Grazie Gesù. Nuovo. Fai di me un vaso nuovo, dove altri possano bere, bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Gloria a Gesù. Vogliamo esprimere questo desiderio, Signore, fai di noi dei vasi dove gli altri possano bere dell'acqua viva che tu hai messo nel nostro cuore. Un benvenuto ancora a quanti si stanno collegando adesso. Dio vi benedica, vi arriva la pace del Signore nelle vostre case, nelle vostre vite. Ora vogliamo rivolgerci alla parola e chiedere al Signore di parlare al nostro cuore. Ripeto, condividete questa diretta con i vostri contatti, così possiamo evangelizzare, incoraggiare i fratelli, le sorelle insieme, edificarci nello spirito. Ho nel cuore stasera di parlarvi intorno a questo capitolo degli Atti degli Apostoli e di parlarvi di quest'uomo Filippo che abbiamo davanti, per comprendere come egli sia stato un uomo che nelle vie di Dio spiritualmente è stato un uomo che ha lasciato il segno. E vorrei incoraggiare i miei fratelli e le mie sorelle, perché noi dobbiamo cercare la pienezza dello Spirito Santo per lasciare un segno nella società, nelle famiglie, in quelli che sono intorno a noi. Leggiamo insieme la scrittura e poi mediteremo insieme qualche verso. Atti degli Apostoli, capitolo 8, leggiamo dal verso 26. Amen alla parola del Signore. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati, vai verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope e un eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che la tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?
L'eunuco rivolto a Filippo disse: di chi ti prego dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Alleluia. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Poi Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Fin qui, Signore, parla al nostro cuore. Allora, il passo che abbiamo davanti sicuramente è un passo che abbiamo letto, tante volte predicato, lo conosciamo. Due cose voglio dirvi subito, non saranno il centro della nostra predicazione, ma due cose importanti. Questo è un testo fondamentale anche dal punto di vista dottrinale, perché vediamo applicata la formula battesimale nella quale noi crediamo, che è quella biblica, cioè il battesimo che viene somministrato, impartito a un adulto che su propria richiesta chiede, dopo essersi ravveduto, dopo aver avuto un incontro personale con Gesù, dopo che praticamente è nato di nuovo, è stato salvato, chiede al ministro di essere battezzato. Quello che si evince da questo testo è che quindi il battesimo non toglie il peccato, ma il battesimo è l'atto di ubbidienza di chi, dopo aver ricevuto Gesù nel cuore, decide di onorarlo, servirlo, impegnarsi e dare testimonianza pubblica di quello che è già avvenuto nel suo cuore attraverso l'immersione nelle acque battesimali. Quindi un punto di vista dottrinale fondamentale: la Bibbia non parla del pueri battesimo, non parla di somministrare il battesimo ai neonati, perché non esiste il peccato originale, ma come disse Gesù, chi avrà creduto sarà salvato e sarà battezzato. Quindi questo è un testo fondamentale dal punto di vista dottrinale. È un testo meraviglioso anche dal punto di vista della compassione. Sicuramente la figura di questo eunuco, di questo uomo di colore, molto probabilmente era un etiope, un uomo importante perché era ministro, pensate un po', ministro di Candace, che era la regina dell'Etiopia, sovrintendente di tutti i tesori di lei, un uomo ricco, un uomo importante che Dio va a cercare mentre è da solo su una strada deserta. E questo sicuramente ci incoraggia a vedere l'amore di Dio, la compassione del Signore, che quando desidera e vuole raggiungere un'anima non conosce impedimenti. Possiamo dare gloria a Dio. Posso dire che nella mia vita Dio mi è venuto a cercare mentre ero perduto in una strada deserta, forse non fisicamente ma nel deserto del mio cuore. E allora voglio subito dire che se c'è qualche tuo figlio, qualche tuo parente, o forse proprio tu che stai ascoltando, che ti senti lontano da Dio, ti senti solo, ti senti miglia e miglia di distanza dal cielo, dall'intervento del Signore, ti voglio incoraggiare. Il braccio di Dio non è troppo corto, il suo occhio non è distratto, Dio è capace di raggiungere il peccatore ovunque esso si trova, qualunque sia la condizione. Questo uomo straniero, la cui realtà sociale lo rendeva anche escluso, incompreso rispetto alla Samaria, viveva una sterile religiosità. La Bibbia ci dice che era andato fino a Gerusalemme, probabilmente per offrire il suo culto al Signore, per cercare Dio, ma la realtà è che quest'uomo se ne tornava allontanandosi da Gerusalemme pieno di dubbi, pieno di incomprensioni. La Bibbia, sapete, non ci nasconde il fatto che questo era un uomo che in qualche maniera cercava Dio, era assetato della verità. A Gerusalemme la Bibbia ci rivela che aveva acquistato un rotolo, è come se al tempo d'oggi avesse comprato una Bibbia, aveva il rotolo di Isaia, voleva conoscere, voleva sapere, eppure i suoi occhi erano bendati. Ed ecco che nel suo dubbio, nella sua solitudine, non era però nascosto agli occhi di Dio, che lo raggiunge attraverso un suo servitore e arriverà addirittura a salvare quest'uomo. Quest'uomo inizia il suo viaggio da solo, depresso, confuso, pieno di dubbi che la religione aveva messo dentro di sé, ed era triste.
Ma dopo l'incontro con Filippo e soprattutto dopo l'incontro con la verità, con la parola di Dio, viene salvato, viene liberato dalla religiosità e soprattutto la Bibbia dice che continuò il viaggio tutto allegro. Dio gli aveva cambiato il cuore, Dio gli aveva cambiato la vita. In una giornata di solitudine, di confusione, Dio entrò nel suo cuore e cambiò per sempre la sua vita. Io credo che questo può succedere nella tua vita se ci credi questa sera. Ma fatta questa premessa, io desidero parlare soprattutto ai fratelli, alle sorelle, ai convertiti, a quanti hanno fatto già questa esperienza che aveva fatto questo eunuco, e desidero brevemente, non sarò lungo, ma fare qualche considerazione sull'uomo che Dio usò. Dio usò quest'uomo di nome Filippo. Notate, Filippo non era uno dei 12 apostoli, è un omonimo, era uno però dei 7 diaconi che nel capitolo 6 degli Atti degli Apostoli vengono istituiti per servire alle mense. Vi ricordate, si cercavano degli uomini che servissero alle mense perché gli apostoli potessero predicare la parola di Dio in libertà, e si scelsero 7 uomini timorati di Dio e ripieni di Spirito Santo per fare il servizio alle mense. È più famoso sicuramente Stefano, che era uno di questi 7 diaconi, che nel capitolo precedente a questo ci viene descritto come primo martire della fede. Quindi Filippo, diacono che serviva alle mense, uomo pieno di Spirito Santo, si trova a fare l'evangelista. Perché? Come Stefano. Perché a un certo punto incombe la persecuzione e la Bibbia ci rivela che i discepoli vengono dispersi, ma la persecuzione non ferma l'opera di Dio. Anzi, sembra come la benzina sul fuoco, perché la persecuzione alimenta il fuoco degli apostoli che vanno dappertutto sparpagliati nella regione, nella terra, e cominciano a predicare il Vangelo con nuovo zelo, con nuova franchezza, raggiungendo uomini e posti impensabili. E Filippo si ritrova a predicare in Samaria, e in Samaria, dove comincia a predicare, dice la Bibbia, fratelli, qualcosa di straordinario, che mentre predicava scese a Samaria, Maria predicò il Cristo, le folle unanimi, parla di folle che si accostavano, vedevano i miracoli e gli spiriti immondi venivano scacciati, mandando alte grida, paralitici e zoppi erano guariti, la città era piena di gioia, perché Filippo predicava Cristo nella persecuzione. Dunque la persecuzione fu lo strumento, seguitemi, che Dio utilizzò per dare un nuovo compito a Filippo, per destare lo spirito di Filippo e portarlo dalle mense ad essere un evangelista. Fratelli, sorelle, io voglio darvi quello che lo Spirito Santo metteva nel mio cuore oggi. Noi stiamo vivendo un periodo di persecuzione, forse non fisica, non fatta di armi, ma una persecuzione diplomatica, fatta di freddezza, fatta di spirito di ateismo, di orgoglio, di umanità che viene esaltata all'ennesima potenza, di religiosità. Ma i veri cristiani come Filippo, ripieni di Spirito Santo, saranno in questo periodo preparati dal Signore per avere una nuova dimensione, una nuova unzione ed essere usati con maggiore potenza dal Signore. Gloria al nome del Signore. Facciamo nostra questa parola. In questo periodo prepariamoci a qualcosa di grande che Dio vuole fare non solo dentro di noi, ma attraverso di noi. La persecuzione non fermò la Chiesa degli Atti. Questa persecuzione non fermerà la Chiesa di Cristo, ma usciremo rinvigoriti con maggiore zelo per poter predicare l'Evangelo, e i miracoli che accompagnavano la predicazione di Filippo accompagnano ed accompagneranno ancora la nostra predicazione, perché noi predichiamo in spirito e in potenza sotto la guida dello Spirito Santo. Filippo è un uomo che dunque ha lasciato il segno nella sua generazione. Gloria al nome del Signore. E riflettevo che questo uomo che ha lasciato il segno, Filippo, viene letteralmente sballottato. Pensate, proviamo un attimo a immaginare. Filippo è a Samaria, ha lasciato il compito di cameriere, adesso sta predicando il Vangelo, Dio lo usa, il Signore fa dei miracoli potenti attraverso di lui, vede persone guarite, persone salvate, persone liberate. A un certo punto la Bibbia dice che
L'angelo del Signore, un angelo, parlò a Filippo e gli fece una proposta umanamente impensabile. Filippo, devi andare via da questo risveglio, migliaia di persone che ti circondano, la gloria di Dio che si manifesta, ti voglio portare su una strada che da Gerusalemme va a Gaza, che è una strada deserta. Ora voglio dirvi alcune caratteristiche di uomini che lasciano il segno. Dio ci sta chiamando, a me, a te, fratello, sorella, ascolta, ci sta chiamando in questo tempo, nella nostra generazione, a lasciare un segno, non umano, non religioso, ma un segno potente dettato dall'azione dello Spirito nella nostra vita. Noi che apparteniamo al regno di Dio, viviamo per il regno di Dio, siamo chiamati a proclamare questo regno, a prendere autorità ed evangelizzare, a lasciare un segno. Ascoltatemi, la prima caratteristica che la chiamata particolare di Filippo ci mostra è che Filippo è un uomo che ubbidisce senza opposizione. Se vuoi essere una donna, un uomo che lascia il segno, devi avere la capacità di ubbidire alla voce di Dio senza opporti, anche quando questa voce, quando questa volontà è per te incomprensibile, forse non te la sai spiegare, non riesci a capirlo. Chi, riascoltando questa parola, alzati, vai sulla strada deserta, chi di noi, fratelli, vi sfido questa sera, riflettiamo insieme. Chi di noi avrebbe detto: questa è parola del Signore, sicuramente Dio vuole che io lascio il risveglio, lascio le folle, lascio la fama, lascio la gloria e vado su una strada deserta. Noi, almeno parlo di me, avremmo detto: no, questa è la voce del diavolo, questa non può essere la voce del Signore. Può essere mai che Dio mi vuole da un'altra parte? Qui il Signore mi benedice, qui sto bene, qui sto avendo risultati, qui sto vedendo tutto secondo i miei progetti. A un certo punto Dio ti parla, ti cambia i progetti. Fratelli, non è facile ubbidire alla volontà di Dio, ascoltare la volontà di Dio, quando questa volontà è completamente contraria alla nostra, al nostro progetto, al nostro pensiero, al nostro programma. Ma desidero dirvi con tutto il cuore che qualunque sia la volontà di Dio, essa è ciò che è meglio per la nostra vita. Io e te siamo veramente benedetti quando siamo al centro della sua volontà. Dio, facci figli ubbidienti. Un angelo parlò a Filippo e lui non si chiese: viene da Dio o non viene da Dio? È la voce del Signore o no? Devo farlo o no? La Bibbia ci dice che Filippo si alzò e partì. Fratelli, noi non possiamo ubbidire a Dio solo quando ci piace quello che Dio ci sta proponendo. Non possiamo ubbidire a Dio solo quando vediamo il cammino ben delineato. Dio a volte ci fa fare dei passi di fede e passo dopo passo, mano a mano, ci fa comprendere il suo piano. A volte non ce lo rivela completamente. Ecco perché dobbiamo vivere per fede. Ma non c'è cosa più bella che scoprire la benedizione che viene dall'ubbidienza. La Bibbia dice che l'ubbidire val meglio che il sacrificio. Dio non vuole i tuoi sacrifici, Dio non vuole i tuoi sforzi. Dio ha un piano nella tua vita. Il Signore vuole che tu sia un uomo, sia una donna che lascia il segno, un segno spirituale, un segno glorioso, indelebile dell'opera sua, non solo dentro di te, ma quelli che sono intorno a te, i tuoi familiari, i tuoi colleghi di lavoro, il mondo, il tuo vicinato. Quanti sono intorno a te hanno bisogno di vedere la potenza di Dio, hanno bisogno di ascoltare la parola di Dio, hanno bisogno dell'amore di Dio, hanno bisogno di qualcuno che disseti il loro bisogno di bere. E io e te dobbiamo essere quelle persone. Come possiamo esserlo se non siamo ubbidienti? Che cos'è l'ubbidienza? Non è fare i cuoricini su WhatsApp, pubblicare gli stati, Signore ti amo, mettere il pesciolino, simbolo del cristianesimo, dietro le nostre auto. Ubbidire al Signore significa mettere in pratica la sua parola. Gesù un giorno ebbe a dire: benedetta parola del Signore, se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Vuoi essere una donna che impatta questa società? Vuoi essere un uomo che lascia il segno? Un uomo, una donna usata da Dio? Un uomo, una donna risvegliata, ripiena di Spirito Santo, attraverso il quale Dio si glorifica? E allora la prima cosa,
Signore, insegnaci a ubbidire senza opposizione. La seconda caratteristica di Filippo è che Filippo è un uomo sensibile alla voce dello Spirito Santo. Egli si alzò e partì, dice il verso 27, vide questo uomo sul suo carro. Verso 29, lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo aveva un orecchio attento, sensibile alla voce dello Spirito Santo. Non agì di testa sua, non andò con la sua umanità, con la sua cultura, aspettò che lo Spirito Santo gli desse delle indicazioni. Gli uomini e le donne di Dio non si muovono per la sensualità della propria carne, non si muovono per mettere in mostra se stessi, non applicano meccanicamente le regole di una religione. Gli uomini e le donne di Dio sono sensibili alla voce dello Spirito Santo. Dio, stasera voglio pregarti, purifica di più il mio orecchio spirituale, rendilo più sensibile ai sussurri ineffabili del tuo spirito. Fratelli, quante cose negative, quante cose sbagliate, quante interferenze nelle frequenze del nostro orecchio spirituale. Il diavolo che ci sussurra incredulità, il nostro io che ci sussurra orgoglio, presunzione, e le voci di quelli intorno a noi, e le voci anche dei falsi cristi e falsi profeti. Oggi ce ne sono quanti ne volete. L'uomo e la donna di Dio che desidera piacere al Signore, ripieno di Spirito Santo, impara ad ascoltare la dolce voce dello Spirito. Gesù un giorno disse: le mie pecore, alleluia, conoscono la mia voce, io le chiamo per nome. Se sei una pecora di Dio, tu conosci la voce del tuo pastore. Allena il tuo orecchio spirituale innamorandoti della sua parola, della preghiera, stando in comunione con lui, e tu non sbaglierai quando Dio parlerà al tuo cuore, quando sarà il momento giusto, l'opportunità giusta, quando sarà la strada che Dio apre per te, quando sarà la porta che Dio vuole aprire per te. Tu non sbaglierai perché il tuo orecchio sarà sensibile alla voce dello Spirito. La Bibbia dice che la fede viene dall'udire, amen, ma quel verso continua e dice: l'udire la parola. Noi abbiamo bisogno di alimentare il nostro orecchio spirituale della parola, non delle chiacchiere dell'uomo, non delle filosofie vane delle religioni. Noi dobbiamo alimentare il nostro orecchio spirituale con la parola di Gesù, che è la verità, per essere sensibili allo Spirito Santo. Ecco che la seconda caratteristica di Filippo: un uomo sensibile alla voce dello Spirito. Vi faccio una domanda, tanto non mi potete rispondere, e quindi va bene così, rispondiamo ognuno a noi stessi. Senti ancora la voce dello Spirito che ti guida, che ti ammaestra, che ti dice cosa devi fare, dove devi andare, quale parole devi usare? Dico spesso ai fratelli: se noi tutti imparassimo a sentire un po' di più la voce dello Spirito di Dio dentro di noi, non ci sarebbe bisogno del consiglio dei pastori. Gloria a Dio per i pastori. Consigliatevi sempre con i vostri pastori, con gli anziani di chiesa. È buono prendere i consigli di chi è più avanti di noi. Non sto dicendo di no, ma sto dicendo che noi abbiamo un consigliere ammirabile, fratelli. Noi abbiamo un consolatore, abbiamo un paracleto. È una persona lo Spirito Santo. E questa persona, gloria a Dio, parla, si fa sentire. Il problema è che noi a volte abbiamo l'orecchio frastornato da tante altre voci e non riusciamo più a sentire sensibilmente la voce dello Spirito, e allora non riusciamo più a conquistare gli eunuchi che sono davanti a noi. Quanti eunuchi ci sono sulla nostra strada, spiritualmente parlando, cioè quante persone che hanno bisogno del Signore. Dio crea opportunità, occasioni, e noi non riusciamo a raggiungerli, oppure non siamo efficaci perché ci muoviamo per la carne, perché non usiamo la sensibilità, il tatto. A volte siamo invadenti, a volte siamo presuntuosi. Signore, se vogliamo lasciare il segno, aiutaci ad essere sensibili alla voce dello Spirito. Vado avanti. L'uomo che lascia il segno guidato dallo Spirito Santo non si preoccupa di non essere franco, cioè non lascia la sua franchezza. L'uomo di Dio è un uomo franco, che dice le cose come stanno, come le guida il Signore. Guardate, Filippo si avvicina a quest'uomo, lui sta sul suo carro, sta leggendo il suo libro per fatti suoi, nessuno lo pensa, sta tranquillo. Filippo si avvicina perché lo Spirito gliel'aveva detto e dice: capisci quello che stai leggendo? Ora fermiamoci un attimo.
Questa può essere una parola anche dura. Immagina tu stai leggendo e qualcuno viene da te e dice: ma tu capisci? Quasi a voler dire: ma che sono uno sciocco? Che sono un analfabeta? Sono uno stupido che leggo e non capisco? In realtà, fratelli, quella che può sembrare l'invadenza di Filippo era proprio quello che quell'eunuco in quel momento stava pensando nella sua mente, perché Filippo non lo sapeva, ma lo Spirito Santo sì, che quell'eunuco, ministro di Candace, leggeva e diceva: io leggo ma non capisco. E la voce dello Spirito arriva e dice attraverso Filippo: capisci quello che stai leggendo? E lui apre il cuore, si spoglia della sua veste di uomo potente della politica, sembra essere un pari Filippo, anche se non lo conosce, gli apre il suo cuore, gli rivela il suo bisogno, gli dice: come potrei se nessuno me lo dice? Cosa vi voglio dire, fratelli? Voglio dirvi che quando siamo guidati dallo Spirito, la franchezza, perché la Bibbia ci parla che il battesimo dello Spirito Santo è un battesimo di potenza, ma è anche un battesimo di franchezza, cioè ci fa rivelare le cose di cui la gente ha bisogno. Dio ci dona parole profetiche, Dio ci dona frasi che noi non sappiamo neanche da dove vengono, ma che sono le frasi che Dio guida per toccare il cuore di quelli che sono intorno a noi. È meglio una parola guidata dallo Spirito Santo piuttosto che 100.000 parole carnali. A volte facciamo una testa di chiacchiere alle persone, vorremmo convincerli con la nostra religiosità. Fratelli, ascoltiamo la voce dello Spirito, facciamoci guidare dallo Spirito. Quando siamo guidati dallo Spirito, basta una parola e il cuore si apre, l'anima si piega, le vite si convertono, le famiglie sono trasformate. Signore, di una parola, come disse quel centurione che aveva il servo malato: Signore, di soltanto una parola rema, cioè una parola rivelata che prende vita e a tua potenza. Se il Signore ti guida a dire una parola rivelata, potente, efficace, le cose possono cambiare. Oh Signore, aiutaci a proclamare questa parola in quelli intorno a noi che hanno bisogno di te. La franchezza di Filippo non offende, non invade, ma anzi tocca il centro del problema. Solo lo Spirito Santo può fare questo miracolo di toccare il cuore degli uomini, rivelare i segreti del cuore, mettere a nudo le deficienze. E così questo eunuco si apre, legge Isaia, cita questo meraviglioso passo che parla della morte di Gesù, ed è bellissima la quarta caratteristica, lo scopo. Fratelli, ascoltate, sto per concludere, ma quello che sto per dire è importante, scriviamolo nel nostro cuore. Lo scopo di un uomo che vuole lasciare il segno, di un uomo ripieno di Spirito Santo è sempre stato, è e sempre sarà Cristo. Predicare, presentare e glorificare Gesù. La nostra vita deve essere cristocentrica, la nostra predicazione, la nostra testimonianza deve essere cristocentrica. Bellissimo verso, verso 35, Filippo prese a parlare cominciando da questo passo: gli annunciò tutta la scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Non parlò di se stesso: sai, io poi a Samaria ho fatto tanti miracoli, la gente si converte, a me mi chiamano così, a me mi portano così, io sui social ho questi followers, io ho una chiesa di 3.000 membri, dovunque vado sgorgo spirito. Filippo non parlò di sé, fratelli. Filippo non presentò se stesso, Filippo non presentò la sua religiosità, il suo curriculum. Filippo presentò Gesù, e noi insieme a Paolo vogliamo dire: non ci interessa nient'altro se non Cristo e Lui crocifisso. Non mi glorierò di nient'altro se non della croce di Cristo. Oh, questa predicazione che per i greci è pazzia, per noi è la potenza di Dio. Predica Cristo, vivi Cristo, annuncia Cristo, testimonia Cristo, testimonia la potenza della sua morte e risurrezione, i suoi miracoli, la sua benignità, il suo amore, le sue virtù, e tu vedrai le vite intorno a te cambiare. Alleluia. Signore, aiutaci ad avere l'unico scopo. Ogni predicatore, pastore, fratello, sorella, dobbiamo essere accomunati da questo unico desiderio: Cristo sia glorificato. Perché ricordatevi che Dio non spartisce la sua gloria con nessuno. Grazie Signore per gli uomini, le donne che tu usi, per i servi che rimangono servi, ma solo a te vogliamo dare tutta la gloria. Un uomo che lascia il segno, un uomo che vive, presenta e testimonia di Cristo. Un uomo che lascia il segno è un uomo che è in grado di cambiare lo stato d'animo di quelli che gli sono intorno.
Questo uomo aveva iniziato il viaggio triste, confuso. La Bibbia ci dice, al verso 39, che quando Dio lo toccò, si battezzò, continuò il suo viaggio tutto allegro. Seguitemi, voglio farvi una domanda. Ma le persone che tu incontri, dopo che ti hanno incontrato, come si sentono? Rispondiamo, come stanno le persone dopo che hanno avuto a che fare con te? Se ne vanno con una testa di chiacchiere, se ne vanno confusi, se ne vanno mormorando, se ne vanno dicendo, ah, finalmente non ce la facevo più, se n'è andato, ma ha lasciato stare. Le persone, quando hanno a che fare con te, con me, che reazione hanno? Si scocciano, sono turbati, sono perplessi, o nasce un desiderio nel loro cuore, o l'allegria, la gioia dello Spirito Santo li pervade e possono dire nel loro cuore, ma questo che c'ha che io non ho, che mi ha portato gioia, le sue parole mi hanno dato dolcezza. Quante volte è capitato parlare con qualcuno che ti ha detto, ma cosa c'hai negli occhi, le tue parole hanno qualcosa di straordinario, e tu gli hai potuto dire, guarda, non è niente di mio, è lo Spirito Santo che vive dentro di me, è l'amore di Dio che è nella mia vita. Fratelli, le persone che hanno a che fare con noi dovrebbero impregnarsi del profumo che abbiamo noi, siccome noi siamo il profumo di Cristo, lo dice Paolo ai Corinzi, noi dovremmo con chiunque abbiamo a che fare infettarli, questo termine va proprio bene in questo momento storico, del profumo di Cristo. Ricordo sempre, vi faccio fare un sorriso, mio padre ora ha 80 anni, ha sempre amato un profumo, non ve lo citerò per non fare pubblicità occulta, e c'era un fratello nella mia chiesa che era non vedente, quando andavo nella chiesa di pianura, si chiamava Francesco, no? Che Dio lo possa benedire, un fratello non vedente, che però chiaramente aveva sviluppato il senso del tatto, dell'olfatto. E quando lui si sedeva ai primi banchi, prima che iniziava il culto, quando mio padre entrava dalla porta della chiesa, quindi dal fondo, lui dal primo banco si girava e diceva, pace fratello Ciro Cesarone, perché sentiva il suo profumo. E gloria al nome del Signore, un profumo, mio padre ne abusava, va bene, però era un profumo che usava solo lui e quindi lo distingueva, era il suo profumo. Però poi tutti quelli che lo salutavano, tutti i fratelli che gli davano il bacio, lo salutavano, prendevano un po' del suo profumo, e quindi vi lascio immaginare questo profumo che c'era in chiesa. Vi ho fatto sorridere, ma per dirvi che cosa? Che se noi siamo il profumo di Cristo, abbiamo addosso un'essenza, che è l'essenza dell'amore, della pace, abbiamo l'essenza della gioia dello Spirito, della forza di Dio. Fratelli, quelli che hanno a che fare con noi, quantomeno dovrebbero un po' impregnarsi di questo profumo. Dovremmo noi poter pregare il Signore, Signore, usami, più che parlare, fare le chiacchiere, a lasciare un vero segno nella vita dei miei amici, dei miei familiari. Una volta una sorella mi ha detto, fratello, sono 20 anni che parlo del Signore alla mia famiglia, che cosa devo fare? La sorella si aspettava che dicevo, il pastore gli dice, continua a parlare, dice, sorella, non parlare più. Comincia a vivere l'Evangelo, comincia ad essere una testimonianza vivente, vedrai che le cose cambieranno. Poi dopo qualche anno, gloria a Dio, il Signore ha salvato tutta la sua famiglia, quindi un uomo capace di cambiare lo stato d'animo. Una moglie, ascoltatemi, sto andando un po' lungo, pochi minuti, concludo. Tanto state a casa, non c'avete niente da fare. Una moglie cristiana deve poter comunicare a un marito inconvertito il perdono, l'amore, la comprensione, la dolcezza. Queste cose faranno venire nel coniuge una curiosità di comprendere cosa c'è di buono e di diverso. Questo vale anche per i mariti, vale per i figli, vale per i genitori. Cioè, fratelli, sorelle, quando noi viviamo la pienezza dello Spirito Santo, uomini e donne che lasciano il segno, sono uomini e donne che dovunque vanno, il loro passaggio è inequivocabile. Si vede che sono passati, si vede che c'è stato qualcuno, qualcosa guidato dal Signore, di soprannaturale, fratelli. Cerchiamo di più la pienezza dello Spirito, più la voce del Signore. Concludo, punto più importante, e poi preghiamo. Un uomo che lascia il segno è un uomo che sa scomparire. Alleluia. Avete visto cosa succede? Questi due stanno nelle acque battesimali, Filippo battezza questo eunuco e mentre esce dall'acqua, dice così, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più.
Filippo è il bel esempio di servi e nasconditi. Applica la parola, predica Cristo, compi il ministero e scompari. Perché quell'eunuco non si deve legare a te, Filippo, ma si deve legare a Dio, a Cristo che lo ha salvato, alla parola che lo nutrirà, allo spirito che lo guiderà. Troppe persone sono legate a figure umane, idolatrano persone, servi, ministri, e tanti gli piace anche questa sorta di idolatria. Fratelli, noi dobbiamo essere legati solo al Signore, dobbiamo dipendere solo dal Signore. Con questo non voglio dire che dobbiamo assolutamente, dobbiamo rispettare le autorità, i pastori, i servi, i ministri, i preposti, dobbiamo dedicargli doppio onore, dice la Bibbia, però noi dobbiamo dipendere da Gesù, dobbiamo pendere dalle labbra di Dio, dobbiamo innalzare solo Cristo e non l'uomo. E noi che serviamo il Signore, so che all'ascolto ci sono tanti monitori, monitrici, fratelli e sorelle che suonano, che cantano, pastori, persone impegnate nell'opera di Dio, consiglieri di chiesa. Ricordiamoci che dopo che abbiamo fatto ogni cosa, Dio ci dice, dite di voi stessi, siamo servi disutili. Signore, aiutaci a saper scomparire. Lo Spirito Santo prese Filippo e lo portò via. Disse: adesso non serve più, qui hai finito, adesso dobbiamo fare altro. Bella la figura di Filippo. La sua esperienza aveva iniziato come diacono, ripieno di Spirito Santo, è cresciuto, è diventato un evangelista, ma non è cambiata la sua natura, il suo spirito. Amava Dio, era sottomesso al Signore, era sottomesso alla sua parola, era sensibile alla voce dello Spirito, era franco, glorificava Cristo, riusciva a emanare il buon profumo di Cristo. Signore, aiutaci, mentre cresciamo nelle tue vie, desideriamo servirti di più, vedere nuove prospettive, perché no, Signore, affidaci delle cose nuove, noi lo vogliamo fare con tutto il cuore, ma aiutaci a rimanere umili sotto la tua potente mano, aiutaci a rimanere noi stessi, a rimanere sottomessi alla guida dello Spirito Santo. Fratelli, voglio dirvi con tutto il cuore che il Signore in quest'epoca di pandemia, gli ultimi tempi della grazia di Dio, il Signore sta cercando uomini e donne, famiglie, fratelli, sorelle, giovani, anche meno giovani, che siano in grado, disponibili a dire: Signore, usami per la tua gloria, voglio essere una donna, un uomo ripieno di spirito, voglio lasciare il segno, voglio che gli altri possano vedere te in me. Con Paolo possiamo dire: fratelli, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo, non per presunzione, ma perché Gesù vive dentro di noi. Giovane, Dio ti sta chiamando a scuoterti dalla polvere, scuotiti dalla persecuzione. Questa persecuzione ti deve risvegliare per farti mettere di più a disposizione del Signore. Chissà, forse nell'ultimo periodo avevi tirato i remi in barca, avevi detto: Signore, questa cosa non fa per me, non ti servirò più, non lo voglio fare più, questo compito non è per me, in chiesa non ci voglio andare più e non elevo più preghiera e non frequenterò più la riunione dei giovani, non mi toglierò dalla corale, mi toglierò da quel compito. Chissà, deluso dalle critiche, dai problemi, fratello, sorella, amico, è tempo che ci svegliamo. C'è una generazione, c'è un mondo che ha bisogno di vedere Cristo in te, che ha bisogno dell'azione di Dio nella propria vita, e Dio vuole usare te ad essere un Filippo di questa generazione, ripieno di Spirito Santo. Forza, mettiamoci a disposizione del Signore, chiediamo: Signore, non voglio che questa mia vita passi senza che io lasci nessun segno. Sai, tra tanti anni, 100 anni mi auguro, per ognuno di noi, nessuno più si ricorderà che macchina avevi, dove abitavi, che capelli ti eri fatto, quale lavoro facevi, quella bella camicia che ti eri comprato. Ma le tue azioni spirituali, le tue scelte guidate dallo Spirito avranno una valenza eterna, avranno una ricaduta spirituale gloriosa sui tuoi figli, sui tuoi nipoti, sui figli dei tuoi figli, sui tuoi familiari, sul tuo vicinato. È tempo che ci assumiamo la responsabilità e diciamo: Signore, io voglio lasciare il segno in questa generazione e lo voglio fare sotto la guida e la potenza dello Spirito Santo, rimanendo umile sotto la tua potente mano.
A Dio sia tutta la gloria. Che bella figura di Filippo. Potete poi con calma, se vi va, approfondire questo aspetto e cercare altri uomini, ce ne sono tanti, nel Nuovo e nell'Antico Testamento, che hanno lasciato il segno nella propria generazione. Imitiamo questi uomini di Dio e noi vedremo la gloria di Dio. Non è più solo tempo di pensare a ricevere, ad avere, è tempo che chiediamo: Signore, usami per la Tua gloria. Voglio pregare con voi, chiudiamo i nostri occhi. Padre, grazie perché sento che il Tuo Spirito è dentro di me e Ti prego che questa forza spirituale Tu la possa mettere nel cuore di quanti stanno ascoltando. Entra nelle case dei miei fratelli, delle mie sorelle in questo momento, Spirito Santo, come chiamasti Filippo. Padre, chiama per nome, metti un desiderio nuovo in ogni vita. Ti prego per ogni giovane, ogni fratello, ogni sorella. Padre, nel nome di Gesù, chiamalo, risveglialo, Spirito Santo, dagli una nuova unzione, dacci una fresca unzione di Spirito Santo, battezzaci tutti di potenza, di franchezza. Vogliamo essere uomini, donne che lasciano un segno in questa generazione, un segno d'amore, di pentimento, di conversione. Vogliamo presentare Cristo, vogliamo servirti, Padre. Non c'è cosa più bella di amarti, di servirti, di essere al Tuo servizio. Qualunque cosa Tu ci darai da fare, qualunque chiamata Tu ci rivolgerai, come Filippo, aiutaci a non inseguire approvazione umana, ma la gloria di Cristo, Signore, a ubbidire senza capire, ad essere opportuni, franchi, a glorificare Cristo, ad avere la sensibilità per udire la voce dello Spirito, per portare gioia nei cuori di quanti sono afflitti, delusi, impauriti. Aiutaci a nasconderci sotto la potente mano e dietro la croce meravigliosa di Cristo Gesù. Aiutaci affinché le promesse che Ti stiamo facendo in questi giorni di reclusione nelle nostre case possiamo metterle in pratica. Verranno i giorni in cui saremo in libertà. Vogliamo sciogliere i nostri voti e vivere una vita piena dello Spirito Santo, una vita pentecostale. Vogliamo vedere la Tua gloria, vogliamo che Tu attraverso di noi salvi tante anime, vogliamo che Tu Ti usi di noi per liberare, per guarire, per spezzare i legami, Signore, per sfasciare le potestà dell'inferno e conquistare peccatori a Cristo, al Tuo regno. Vogliamo, Signore, essere usati da Te per riconquistare quei matrimoni che stanno andando a rotoli. Signore, vogliamo essere usati da Te per arrivare in quei luoghi, in quei posti dove ci sono anime che sono assetate di Te. Padre, usaci per la Tua gloria, rendici sensibili, ubbidienti, sottomessi, perché possiamo realizzare il Tuo piano nella nostra vita. Grazie, rimani con noi, benedici ognuno di noi, donaci un sereno riposo e continua a parlare e a sussurrare al cuore di ognuno di noi la Tua volontà. E soprattutto, Signore, aiutaci affinché dopo averla udita possiamo metterla in pratica. Grazie, Ti rendiamo onore e gloria nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria al nome del Signore. Fratelli, gloria a Dio. Desidero ringraziare il Signore con voi, con tutto il cuore. Ascoltiamo un ultimo canto mentre continuiamo qualche istante ad adorare il Signore. Poi ci salutiamo. Mentre ascoltiamo questo canto, vogliamo chiedere al Signore: Signore, fammi tornare al primo amore, fammi tornare a quel desiderio ardente di servirti, di essere uno strumento per la Tua gloria. Abbiamo ancora gli occhi chiusi, mentre lo ascoltiamo sono convinto che lo Spirito Santo metterà dei desideri nel tuo cuore. Scrivili nel tuo cuore e mettili in pratica e Dio ti farà vedere la sua gloria. Alleluia. Quell'immensa grazia dentro di te, gloria. L'hai mostrata sulla croce per me, la grandezza del tuo amore ha raggiunto il mio cuore, conquistando ogni parte di me. La tua chiesa, il tuo pastore ha bisogno di te. Lasciati riempire dallo Spirito Santo. Lasciati guidare.
Non puoi immaginare le cose grandi che Dio farà, che Dio vuole e può fare attraverso di te. Tu che stai dicendo, ma da me il Signore cosa può fare? Credi, il Signore prende le cose che non sono, ha preso me, che non ero nulla. Può farlo anche con te. Alleluia. Rimaniamo umili, sensibili, sottomessi, ubbidienti. E quando meno ce l'aspettiamo, vedremo la gloria di Dio. Forse il Signore, come Filippo, ti sposterà in una strada deserta. Ubbidisci. Non sai quello che Dio vuole fare, ma certo la sua volontà è buona per la mia e la tua vita. Vogliamo salutarci nell'amore del Signore, continuare a pregare gli uni per gli altri, per gli ammalati, per i tanti ricoverati, per i tanti che stanno rischiando la vita. Preghiamo che Dio presto ci tiri fuori da questa situazione e possiamo tornare a servirlo nella libertà e mettere in pratica quello che stiamo ascoltando in questi giorni di intimità, affinché possiamo vedere un risveglio potente e non essere spettatori del risveglio, ma protagonisti di quel risveglio. Io vi abbraccio nell'amore del Signore, un abbraccio particolare ai miei cari di San Giorgio a Cremano, tutti quanti mi mancate, fratelli, sorelle. Un abbraccio ai cari di San Sebastiano, di Torre del Greco, di Cercola, anche da parte del fratello Mennella che ha seguito questa diretta. Mercoledì collegatevi 19:30, ci sarà con voi proprio il pastore Mennella dal suo profilo, e da questo profilo predicherà la parola. Se Dio vuole, venerdì poi saremo insieme. Continuate a seguire i nostri programmi, preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo insieme alle nostre famiglie e continuiamo a sostenerci nello spirito. Continuiamo a pregare: Signore, aiutami ad essere uomo e donna d'impatto per questa società. Vogliamo dire: Signore, ti amiamo. Alleluia. Gloria a Gesù. Sei tutto ciò che ho. Pace, fratelli di Bosco Reale. Bravo, Dio ti benedica. Alleluia. Pace Inna, pace Rosa, Michele, anche io ti voglio bene, per Dio. Sorella Tista, Dio ti benedica, pace. Alleluia. Un abbraccio a tutti i fratelli, vi auguro una buona cena per chi non ha ancora cenato, buon riposo per quanti avete già cenato. Dio ci benedica, appuntamento a mercoledì 19:30. Pace del Signore.